Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Oggi ho cambiato compagno. Solo per questo weekend. Non ho i polpacci come l'altro io però. Non voglio sapere cos'hai di più di Nico. O di meno. O di meno. Vabbè, non importa, abbiamo già iniziato benissimo questo. Abbiamo già roba da tagliare. Esatto, è comunque verde se vuoi. Ah, grazie. Prego. Grazie. Sai quando diventiamo content e poi ci distraiamo subito. Comunque oggi siamo in compagnia, vabbè, del mitico ormai Matteo Peroni, super youtuber famoso. Ciao. Che ho l'obiettivo di far ricredere Sara sui bivacchi. Aiuto. Oggi. Sì, devo reintegrarti nel mondo dei bivacchi. Vabbè, mi affido a te allora, sono in ottime mani, credo, di non avere un altro amico migliore che mi aiuti a superare questa... Stanotte dormirai meglio che a casa tua. Ok, vedremo, va bene. E siamo in compagnia anche di Michele. Eccolo, e Valentina. Valentina. No, non nasconderti. Buongiorno. Facciamo a gara a chi dei due è più sudato. Sozzo e sudato. Inco. No, non lo so. Vedremo. Adesso siamo 1-1, dai. Sì, dai. Sì, guarda che. Ma no, tu sei ancora asciutta. Io se mi cado addosso una foglia. Vado via. Non rompermi, sai, io vado avanti, non ti do retta. Ho stra paura di te. Guarda che non fai la cacca. Basta che non mi attacchi. No, non ti guardo. Non ti guardo. Non ti guardo. Sono, tra l'altro, che strano. Ah no, sono due qua e uno sulla neve là in fondo. Bella duretta. Comunque sto constatando che se ho lo zaino pesante, niente, non vado mica su. Veramente difficilissimo. Mamma. Stavo meglio settimana scorsa su Gran Paradiso, ma realmente assurdo. In 2 secondi si è coperto tutto.
Sì, sì, è grandine. E ci becchiamo anche la grandine. Grandine. Mamma. Ho un bruttissimo ricordo della grandine. Madonna. Merda, merda, merda. Madonna, ma non posso. Ogni volta che vengo in montagna da sola grandina. Cazzo. È colpa mia. No, ma senza il Nico. Era dei tempi dell'Alta Via 1 che non mettevo il poncio. Però col fatto che ho un sacco a pelo fuori, non volevo rischiare che si trovasse bagnato per la notte. Bello dell'estate è che dopo il temporale arriva sempre il sereno, ed è proprio così, è veramente così. Mi mancavano un sacco questi panorami delle Dolomiti. Sono proprio contenta di essere qua oggi. Mi dispiace tanto per Nico, che purtroppo ha dovuto rimanere a casa questo weekend per lavorare. Era reperibile e quindi non poteva spostarsi. Adesso piove proprio bene. Mamma mia! Siamo in dirittura d'arrivo, vediamo il bivacco. Non sento più una mano che è completamente congelata. Matteo, cosa stai facendo con quel dito? Sto attaccando... Devo usarlo in un altro modo? Dito, dimmi tu. Sta attaccando una fotografia. Questa non si può mettere. No, Nico, questa non si monta. Questa si metterà assolutamente. Cioè, ma con queste dita così... Delicate, delicate, delicate. Non è venuto ancora niente. Cioè, ma Matteo, non puoi mangiare e prendere dalla dispensa cose che sono lì dal 15-18. Sì, certo. Ciao. Vieni qua. Young and we didn't want to be exposed. Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, smoking cigarettes behind the school. Always trying to be cool, trying to be those bad guys, you know. I still think about what.
we had each other, oh, everything was black and white. Driving in a car, never knowing how far we come. When we were younger, oh, when we were younger. I remember a girl, I would sneak into her parents' house. Questa è la serata, purtroppo sta diluviando. E ci sono anche lampi. Cosa possiamo fare? Andiamo a dormire e sicuramente siamo al sicuro qui. Cosa stai cercando? Tappi di merda! Sei tutto sudato! Mi la fronte, cioè, no, sembra che ho 48 di febbre. No, no, è asciutta, però. Madonna, guarda che ho fatto la mia mano con la tua, ma col tuo viso. Infatti. Cazzo, sei bordeaux. Scolpito proprio in testa così. Sì, sì, voglio avere la polmonite. Basta sudare. È da stamattina che sudo. No, in montagna per avere freddo io. È da ieri, da quando ci siamo visti. Esatto. In realtà. Guarda quando sei salita in macchina che ha iniziato a erogare cose e non si sono più fermate fino a stamattina. Incredibile. Che cosa strana. Buongiorno, è tutta colpa di Matteo che mi ha svegliata alle 5 di mattina, però è riuscito a farmi alzare, assurdo, veramente, perché stavo così bene, stavo dormendo così bene, e quello è il punto. Vabbè, il nostro bivacchetto. Che bravi questi ragazzi che fanno il caffè. Buongiornissimo caffè. Buongiornissimo caffè. Esatto. Mi piace che sono sempre l'ultima. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Con la nostra calmetta stiamo partendo. Ma veramente una calma spettacolare. Non sono abituata a partire così, a svegliarmi con calma in montagna. E però ogni tanto ci sta. Ci sta veramente tanto. È bellissimo, è stato un weekend rilassante, mi sono divertita tantissimo, è stato bellissimo, grazie al Super Matteo e alla compagnia di Michele e Valentina. Comunque la giornata non è ancora finita, anzi è appena iniziata la giornata di domenica. Ma cosa vuoi, che ti lancio il bastoncino? Ah, vuoi che te lo lancio? Dove te lo lancio? Tutti e due? Ah sì.
Questo ultimo tratto per raggiungere la cima è un pelo più complicato. Abbiamo avuto dei passaggi su roccia e abbiamo preferito lasciare giù lo zaino per non farci sbilanciare. Eccolo qua. Questa è la pianta della nana. Questa è tutta la cresta che abbiamo fatto qua. Adesso siamo arrivati in cima. Eccoci tutti insieme. All'alba del secondo giorno io non ho più coraggio di mangiare la pasta preparata buona il venerdì sera. Non ha niente, ha solo verdure, però cioè non me la sento. Anche Matteo. Anch'io non me la sento di mangiarla. Anche perché comunque Sara la butterebbe e non si spreca il cibo. Quindi quale migliore soluzione di questa? La mangi tutta? Mm-hmm. Oh mio Dio, Matteo. Per non farci mancare nulla, ancora grandine. Momento pranzo, eccoci qua. E che pranzetto? Tanta roba. E che pranzetto? So far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. Ma questo è un onore, smezzare una fetta di torta col Matteo Peroni. Perché voglio fare quello discreto, ma ci stava intero. Ah, ecco. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Bene, ormai siamo arrivati alla macchina. Ho avuto l'onore di stare tutta, quasi tutta la discesa della Malga sola e soletta con Matteo. Così abbiamo fatto un po' di cose. Oh, esatto. Ci siamo raccontati un po' di cose private. Un pochino. Ciao ragazzi! Ciao. Cosa dire di questa nostra ora in macchina così profonda e intensa? Sempre più confessioni, sempre più segreti. Niente ragazzi, questo ragazzo è veramente meraviglioso. Veramente, voglio così bene a Matteo, un amico preziosissimo e... Vale ovviamente lo stesso per no, me, lo sai. No, veramente. Se ne incontrano poche di persone così belle, quindi... Confermo. Merito, cioè, tutto il merito, tutto quello che stai facendo. Violini! Veramente... No, ma io te lo dico col grazie, cuore, grazie, quindi davvero. Mi fa super mega piacere. Lo sai che anche... vale lo stesso anche per me. Ecco. La serenità che abbiamo quando siamo in giro insieme non ha uguali, l'abbiamo no, detto veramente. Anche tornando giù è tanta roba. Sì. Ed è rara. Ed è rara, è bello conoscere persone così uniche. Yes. E niente, grazie Matteo per questi grazie giorni, mi sono sentita veramente a casa. No, bene, mi ha fatto piacere, mi ha fatto strapiacere. Bene, spero che con questo video ovviamente vi è piaciuto, perché è impossibile che non vi sia piaciuto. E alla prossima con Nico, che ci aspetta a casa, che mi aspetta a casa, poverino. Ciao a tutti! Ciao, ciao, ciao! Fatto via! Questo bosco è tremendo. Umido come poche robe. Umido come cosa? No. Niente, delirio sto weekend. Guarda, ci sta snappando nelle mutande. Oh, ma la privacy qua, ti segnalo, ti segnalo. Guarda che questa cattiveria i tuoi follower non sono abituati a vedere. No, ma cattivo. Quando ci sei tu, Sara, mi tiri fuori tutto, tutta mamma. Tutto pathos.